Ciao Marina, buongiorno a tutti. Io innanzitutto come prima cosa volevo ringraziare oggi l'Associazione Italiana di Epidemiologia, gli organizzatori del congresso e la stessa Marina per avermi coinvolta oggi come associazione Alessandro Liberati, Cochrane e Field Center. E per chi non la conoscesse, Associally è un'associazione che da anni, appunto intitolata Alessandro Liberati, che da anni fa advocacy per una ricerca rigorosa e indipendente, per un maggior coinvolgimento dei cittadini, per trasmettere i punti cardine della medicina basata sulle prove agli operatori sanitari e non solo, anche ai cittadini. Penso ad esempio a un bellissimo progetto rivolto ai bambini. Quest'anno per l'associazione, ma non solo per l'associazione, è un anno importante perché sono quest'anno la medicina basata sulle prove compie 30 anni e sono anche 10 anni che Alessandro Liberati non è più con noi. E proprio per questo, insomma, io pensavo l'altro giorno che anche, insomma, per la mia età, io non ho mai conosciuto Alessandro nell'ambito lavorativo, ho avuto il piacere di incontrarlo solo al di fuori e quindi lo sto imparando a conoscere tramite i racconti vostri di chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui. E quindi anche magari per tutti i giovani che ci stanno seguendo oggi, inizierei chiedendoti appunto chi era Alessandro e perché è importante ancora a distanza di 10 anni continuare a ricordarlo. Grazie Rebecca, saluto anch'io tutti gli amici dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Mi dispiace non essere in presenza, ma mi è stato chiesto da Lucia, da Carla, dal comitato scientifico del convegno di ricordare Alessandro alla comunità degli epidemiologi e grazie all'aiuto di Rebecca. Che ringrazio anch'io per gli stimoli che mi dà con questa intervista. E lo ricordiamo soprattutto appunto ai giovani che non hanno avuto l'occasione di incontrarlo. E Alessandro Liberati era un medico che è stato appassionato di sanità pubblica da subito, sempre dalla parte dei più fragili. E si è occupata addirittura di dipendenze all'inizio, di dipendenze patologiche, dava proprio il metadone in una comunità a Napoli, e a Milano, scusate, a Milano. Ed è stato, si è sempre appassionato di ricerca clinica, quella che oggi chiameremmo la ricerca clinica traslazionale. Lui importava che i risultati della ricerca fossero utili per il paziente. E viaggiava molto sia per piacere che per lavoro e la sua influenza bostoniana, ha studiato alla School of Public Health di Boston, l'ha portato, l'ha messo in contatto con chi per primo ha raccontato gli aspetti critici della ricerca clinica ed è stato il pioniere della medicina basata sulle prove. Si è formato e ha lavorato a Mario Negri per tanti anni, dove ha istituito il primo centro Cochrane italiano, che peraltro è anche uno dei primi centri della Cochrane Collaboration a livello internazionale. E come nota di colore, tanto era lui un pioniere che compare in una fotografia che fu chiesta a Ian Chalmers quando Ian Chalmers, che ha fondato e diretto la Cochrane Collaboration per i primi 10 anni, la Tate Gallery, nella Portrait Gallery, mi ha chiesto un suo ritratto di Ian Chalmers, e Ian Chalmers invece ha ritenuto di voler dare un ritratto in cui lui fosse immerso tra le foto di tutti i collaboratori della Cochrane Collaboration, proprio per dare il senso dell'importanza della collaborazione internazionale, e Alessandro compare tra queste cose. E perché è importante ricordarlo e perché alla comunità degli epidemiologi? Perché negli ultimi anni Alessandro li ha impiegati prima l'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha fatto parte della Commissione Tecnico-Scientifica della Ricerca Sanitaria e si è impegnato molto per una ricerca che fosse orientata ai bisogni dei pazienti. Ed è stato sempre un advocate dell'impegno dell'epidemiologia nella ricerca clinica. Quindi ha sempre cercato di promuovere una contaminazione degli epidemiologi che si sono sempre occupati prevalentemente di epidemiologia occupazionale, epidemiologia ambientale, soprattutto in Italia, di aprirla di più al mondo dell'epidemiologia clinica. E 13 anni fa Alessandro partecipò a un congresso proprio per festeggiare, no, i 30 anni del Dipartimento.
Esatto. Dopo i 30 anni dell'osservatorio epidemiologico, quindi nel 2009, a novembre del 2009, poco più di un anno prima di morire, lui è venuto a Roma, dove abbiamo fatto questo trentennale, a cui era presente anche Rodolfo Saracci, e ci ha proposto delle sfide per l'epidemiologia e per la ricerca futura. Quindi questo è un altro punto importante per cui lo vogliamo ricordare. Lui ha molto stimolato la comunità degli epidemiologi a lavorare anche in ambito di health technology assessment, a lavorare sulla valutazione di impatto e a lavorare anche sulla importanza, diciamo, che lui ha mise in discussione, in particolare in quell'occasione, la cosiddetta gerarchia delle evidenze. Allora, appunto, a questo proposito, per riprendere uno dei punti che aveva lanciato Alessandro e che appunto hai appena ripreso anche tu, quindi la necessità, diciamo, di condurre sia studi osservazionali sia studi controllati e randomizzati, nei giorni scorsi su Twitter ho visto una proposta un po' ironica di una nuova piramide delle prove, no? In cui appunto non c'è più la piramide classica con al vertice gli studi controllati e randomizzati e poi sotto tutti gli altri disegni di studio, ma diciamo al vertice di questa piramide ci sono tutti gli studi condotti in modo rigoroso e in modo onesto, a prescindere dal tipo del disegno di studio. E quindi appunto mi viene spontaneo chiederti una cosa: perché oggi dovremmo considerare migliori e anche forse più attendibili degli studi osservazionali condotti e disegnati e poi condotti in modo onesto e rigoroso, piuttosto che uno studio controllato randomizzato che invece può presentare delle distorsioni all'interno del disegno di studio? Credo che Alessandro avrebbe molto apprezzato questa piramide, un po' ci aveva provato anche lui a presentarla rovesciata. E direi che su questo è uno degli aspetti su cui credo che dei passi avanti si siano fatti, molto anche grazie allo sviluppo del GRADE, che è questa metodologia che ormai conoscono anche gli epidemiologi che si sono occupati anche di epidemiologia ambientale, perché ci si sono anche scontrati con alcune rigidità e dogmaticità che in realtà non sono proprie del metodo, come non lo erano per l'EBM. Perché il GRADE, di cui peraltro Alessandro è stato anche uno dei primi componenti, dei fondatori. E di cui poi voi siete i coordinatori italiani. Esatto, e noi abbiamo il centro GRADE italiano a sede presso il nostro dipartimento. La grossa rivoluzione che ha portato il GRADE è proprio superare il concetto di qualità del singolo studio e considerare la qualità delle evidenze complessive. Cioè tutte le evidenze devono contribuire a formulare la raccomandazione rispetto alla quale poi si prende una decisione. Quindi importa la qualità delle evidenze, ma tutte devono essere considerate. Quindi noi potremo avere degli studi randomizzati controllati che magari sono anche di qualità ottima, ma riguardano una popolazione talmente selezionata, talmente ristretta, che non sono rilevanti per le decisioni che noi dobbiamo prendere. Viceversa, potremmo avere uno studio osservazionale molto ben condotto e che ci dà più informazioni rispetto alla decisione che dovremo prendere. Così come, paradossalmente, sembra quasi un paradosso dire, ma anche l'evidenza qualitativa, anche i pareri degli esperti, quando tutto questo viene esplicitato e soprattutto si esplicita qual è il livello di certezza di queste prove. Non importa quindi solo da dove vengono, da quale disegno di studio, ma proprio quanto rispettano i criteri epidemiologici che ci permettono di stabilire un nesso causale tra un'esposizione ed un esito. Un altro aspetto interessante di cui si è parlato molto negli ultimi anni riguarda anche, diciamo, la questione del prendere decisioni in assenza di prove o con evidenze deboli. E questo è un problema, diciamo, con cui abbiamo anche noi che lavoriamo nel mondo della comunicazione abbiamo a che fare ogni giorno, perché basti pensare che i cittadini, diciamo, fanno domande e chiedono, si aspettano poi di ottenere delle risposte certe per dire è così o non è così, ma sappiamo benissimo che, insomma, anche in ambito scientifico, o forse soprattutto in ambito scientifico, è difficilissimo parlare di certezze.
E allora appunto come fare? Beh, io credo che la cosa importante sia imparare a gestire e a comunicare l'incertezza, cosa che secondo me personalmente è molto mancata in questi anni di pandemia. Bisogna appunto avere magari il coraggio di dire che una pandemia è un'emergenza in continua evoluzione, perché ogni giorno si aggiungono evidenze scientifiche che possono cambiare completamente scenario e quindi mescolare le carte in tavola. Ma questo non vale solo diciamo, in una pandemia, quindi nel mezzo di un'emergenza, perché pensiamo ad esempio anche alle malattie oncologiche, no? Per cui molto spesso troviamo pazienti o familiari disorientati da risultati di studi presentati come rivoluzionari o risolutivi della malattia, e pubblicati magari anche su riviste importanti e riprese dai media internazionali. Però invece chiederei a te, quindi sempre a proposito dell'incertezza, qual è stato, quale dovrebbe essere il ruolo della medicina basata sulle evidenze in una situazione in cui certezze non ne abbiamo? Io devo per forza ricordare che Carlo Perucci, ogni volta che si parlava di risultati, di certezza e incertezza, diceva sempre che più noi conosciamo e meno sappiamo e più ancora domande abbiamo. Quindi, paradossalmente, più conoscenze accumuliamo e più incertezze accumuliamo. E sicuramente rendere esplicito il livello di incertezza è l'unica strada possibile, però non è facile perché in realtà nella comunicazione del rischio, in vari ambiti di ricerca epidemiologica, al di là diciamo, dell'abuso della certezza che poi non c'è, che si fa in sanità. Anche nella medicina mi viene in mente la famosa vignetta di Domenichetti in cui c'è il medico e il paziente, e il medico fa finta di sapere che cosa ha il paziente, ma dentro di sé dice: boh, io non lo so, potrebbe essere questo, e non ha gli strumenti o comunque la forza o non sa come comunicare questa incertezza. E io credo che questo non sia facile. Tanto che se dovessi dire che cosa possiamo proporre e cosa può fare la medicina delle prove, io ritornerei di nuovo a Ian Chalmers, perché l'ultima volta che ci siamo incontrati, ormai 15 anni fa, e lui mi disse: basta, io sono stanco di parlare, insegnare l'evidence-based medicine agli adulti. Per cui lui disse: a questo punto io parlerò solo con i bambini. E inventò insieme a Andy Oxman questo programma, che tra l'altro su cui il pensiero ha anche investito, che noi abbiamo cercato in tutti i modi di portare, diciamo, anche con un bando della ricerca finalizzata, ma non è stato compreso. E quindi bisogna insegnare, proprio fare empowerment della popolazione, che è la prima che deve avere un atteggiamento critico nei confronti dei risultati della ricerca. Beh, da dire, mi hai lanciato la palla, adesso non posso non dire due parole sul progetto ai bambini che citavi. E il progetto appunto è Informed Choices, che appunto, forse alcuni di voi lo conosceranno, ma come diceva Marina, si era tentato di portare in Italia con questo bando a cui accennavi, non si era riusciti, ma siamo riusciti qualche anno fa a portarlo in Italia, grazie soprattutto al merito che hanno avuto in questo senso due cardiologi fiorentini, Camilla Derichi e Raffaele Rasolini, che appunto hanno portato il progetto in Italia, dapprima facendo formazione loro stessi nelle scuole ai bambini, e poi invece adesso c'è tutta quanto una seconda fase di formazione che loro fanno agli insegnanti, in modo che poi possano appunto insegnare il pensiero critico ai bambini. E stanno portando avanti questo lavoro supportati dall'Associazione Alessandro Liberati, che ovviamente è felicissima di aver potuto abbracciare e dare sostegno su un progetto di questo tipo, che come dicevi penso anch'io sia fondamentale. E come avevi accennato anche tu, il pensiero scientifico editore ha tradotto il materiale didattico in italiano, tra cui appunto questo libro che vedete. Appunto, questo progetto diciamo, tutto sta nell'insegnare ai bambini fra i 10 e i 12 anni il pensiero critico in medicina, cioè insegnargli appunto a valutare attentamente le prove, fornendogli strumenti metodologici adeguati, in modo che poi in futuro possano prendere decisioni consapevoli e informate sulla propria salute. E tornerei però un attimo ancora alla questione dell'incertezza, perché secondo me manca un piccolo aspetto oltre a tutto quello che abbiamo detto, ovvero al ruolo che hanno le istituzioni nel dare accesso ai professionisti sanitari alla conoscenza. Nel senso che è vero che molto spesso ci troviamo in una situazione di incertezza perché mancano le prove, perché non ci sono studi che rispondono a quel quesito, a quell'interrogativo di ricerca, ma è anche vero che in alcuni casi non abbiamo
certezze, diciamo, c'è una sorta di incertezza perché i medici, gli infermieri, i farmacisti, insomma, tutti gli operatori sanitari hanno difficoltà, no, ad accedere alle conoscenze perché le istituzioni non li mettono nelle condizioni di poter accedere alle banche dati bibliografiche e magari ai point of care tool. E in questo senso non, insomma, ti Certo, lascio. sì. Beh, dunque, diciamo che questo è un po', come dire, un anello debole di tutto quello che abbiamo cercato di fare per realizzare quello che, insomma, Alessandro, ma non solo Alessandro, insomma, diciamo, lui in particolare e tutto il gruppo che ha lavorato con lui, noi compresi. Che è stato proprio quello di creare queste biblioteche virtuali che il pensiero scientifico ha lanciato proprio come prime esperimenti che poi hanno funzionato benissimo in alcune realtà, tra cui Bolzano, che credo sia un'eccellenza. Quindi noi abbiamo provato proprio ormai 8 anni fa, quasi 10 anni fa, nel Lazio abbiamo fatto una biblioteca virtuale Alessandro Liberati, abbiamo avuto il sostegno della regione, purtroppo un sostegno virtuale che è sempre meglio di niente, però poi diciamo la parte finanziaria l'abbiamo dovuta cercare da noi al Dipartimento attraverso progetti di ricerca o nelle aziende sanitarie locali che comunque hanno aderito. E in questa biblioteca che cosa noi forniamo? Forniamo l'accesso alle banche dati secondarie, perché tra l'altro anche la conoscenza è cambiata negli ultimi 10 anni, visto che siamo qui a raccontare questi ultimi 10 anni. E quindi, mentre gli studi primari sono forse molto più utili al ricercatore, per invece le decisioni cliniche o di sanità pubblica, la metodologia della sintesi delle evidenze, sia attraverso le revisioni sistematiche, poi le linee guida e i point of care tool, queste invece sono molto più avanti. Ormai, insomma, se un clinico deve accedere ad una informazione evidence-based, accede ad un strumento al letto, bedside, al letto del paziente. Per adesso mi focalizzerei, però su un'ultima cosa prima di chiudere, perché insomma Alessandro è vero che al congresso di 13 anni fa, di cui abbiamo accennato, è vero che dava un'agenda, dettava un'agenda per il futuro per quanto riguarda l'IBM, non la medicina basata sulle prove, ma provava a dettare un'agenda per il futuro anche dell'epidemiologia. E quindi ti chiedo appunto qual è il rapporto tra la pratica clinica e l'epidemiologia, perché si è sempre parlato che forse una, diciamo, delle difficoltà dell'epidemiologia, soprattutto italiana, era quella di avvicinarsi, no? Di riuscire essere vicina alla clinica. Quindi, insomma, a che punto siamo su questo? Dunque, secondo me ci sono stati diciamo, alcuni passi avanti e ovviamente molto invece si dovrebbe fare. E a me vengono in mente soprattutto, due esempi. Uno sicuramente, e ne sentiremo parlare nel convegno dell'AIE anche da Luigi Pinnarelli, credo che il lavoro fatto da Carlo Perucci sul programma nazionale Esiti ha rappresentato proprio una svolta. È stata una delle prime volte in cui le evidenze scientifiche sono entrate nella pratica, diciamo in questo caso prevalentemente ospedaliera, attraverso la definizione di standard di qualità basati sulle prove, la misurazione dell'aderenza delle diverse strutture sanitarie italiane a questi standard di qualità e quindi la possibilità di utilizzare queste misure per migliorare il sistema attraverso una serie di attività come l'audit e il feedback. Quindi diciamo che è un po' uno degli ultimi impegni più recenti, cioè più recenti impegni dell'epidemiologia clinica nel migliorare la qualità delle cure. Anche di questo credo che Nerina Gabbiti abbia occasione di parlarne in questo convegno. C'è un grande progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute che vede diversi epidemiologi e clinici insieme lavorare proprio sulla definizione di standard di qualità, restituire ai professionisti i risultati delle loro cure e aiutarli in questo scambio continuo, diciamo in questo circolo virtuoso dell'audit a migliorare. E su questo veramente abbiamo prove che le cose sono migliorate molto. L'altro esempio, secondo me, è quello della farmacoepidemiologia. Questo era un ambito che con
gli epidemiologi era sempre stato un po' lontano, era l'ambito dei farmacisti, della SIFO, insomma è difficile che l'AIE lavorasse su questo. Invece abbiamo un bel gruppo di farmacoepidemiologia dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che lavora molto. Quindi credo soprattutto perché questo, proprio perché tornando alle cose che dicevamo prima, l'epidemiologia ha diciamo gli strumenti per disegnare i migliori studi osservazionali possibili. Quindi, se le evidenze, scusate, sono fatte sì dai trial, ma anche dalla cosiddetta real world evidence, cioè dall'analisi dell'offerta dei trattamenti così com'è nella realtà, attraverso disegni altrettanto rigorosi, l'epidemiologia lì ha un ruolo importante. Potremmo anche vedere che cosa altro vorremmo vedere nei prossimi 10 anni. Non so, io mi immagino, cioè, quello a cui ho pensato spesso in questi giorni, anche pensando proprio all'organizzazione anche di questa presentazione, su che cose, se Alessandro venisse oggi a fare la stessa cosa, diciamo, per i 40 anni dell'Osservatorio Epidemiologico, del Dipartimento di Epidemiologia. Su che cosa ci sfiderebbe. Quindi io penso che abbiamo davanti almeno altre tre possibili prospettive, diciamo. Una prospettiva che secondo me riguarda la capacità degli epidemiologi di contaminarsi con tutte le altre discipline. Sicuramente in ambito ambientale questo è molto chiaro, gli epidemiologi devono lavorare con gli ingegneri, devono lavorare con i fisici, e questo è abbastanza chiaro, ma dobbiamo lavorare anche con gli informatici, i cosiddetti bioinformatici, perché c'è tutto un mondo che è il mondo del data analytics, dei big data, con cui bisognerà dialogare. L'altro aspetto su cui penso che lui ci stimolerebbe molto è quello del disease mongering. Cioè, l'epidemiologia spesso, secondo me, è troppo affascinata da questo tema della diagnosi precoce, dell'anticipazione diagnostica, quando invece è proprio l'epidemiologia che ha sempre messo in guardia dal fatto che non necessariamente una diagnosi precoce vuol dire prognosi migliore, perché se poi non abbiamo gli strumenti terapeutici che funzionano, noi quello che otteniamo è semplicemente che allunghiamo, diciamo, il tempo di vita che una persona passa sapendo di avere una malattia, non potendola curare, oppure curandola con farmaci che comunque non gli cambiano la prognosi. Quindi io mi aspetterei che l'epidemiologia si cimentasse anche in studi che valutino anche l'efficacia degli interventi precoci, per esempio. E l'ultima cosa, sempre tra epidemiologia e clinica, si parla tanto di medicina personalizzata, eppure qui c'è una grande fascinazione degli epidemiologi per la omica, profilazione genetica e quant'altro. Non dovremmo perdere di vista la capacità, a proposito di advocacy, che ha l'epidemiologia di profilare lo stato di salute per alcuni aspetti che sono molto evidenti, diciamo, da profilare, come il genere e la posizione socio-economica. Quindi un impegno ancora maggiore su questi aspetti. Beh, allora oggi abbiamo 13 anni fa l'agenda per il futuro, l'ha detto Alessandro, oggi noi l'abbiamo ripresa, l'abbiamo commentata, abbiamo provato a fare il punto della situazione a distanza appunto di 10 anni, che poi insomma erano 13, 13 anni fa. E adesso abbiamo chiuso provando a dettare noi, Marina, soprattutto un'agenda per il futuro di quello che ci aspetta nei prossimi 10 anni. E quindi niente, segnatelo, fra 10 anni al Forse congresso AIE saremo di nuovo qui a commentare quello che succede. Rebecca sarà ancora qui a commentare con qualcun altro, Vabbè, penso. fra 10 anni faremo di nuovo il punto. E intanto volevo appunto ancora ringraziare tutti voi per averci seguito. Come diceva Marina, ci dispiace non essere lì con voi a Padova, ma speriamo di aver insomma dato degli spunti per la discussione a tutti voi che ci avete seguito e state seguendo questa sessione. Quindi grazie mille. Grazie a tutti.